sta facendo un trattamento skin care. Oh, ma che buoni! Ma se mi inca... ribalto anche il tronco, quando sarà? Ma chi sta c'ha? Te ne proprio che natura! E non gliela do sta soddisfazione, deve arrivare fino alla fine, E questa è una minaccia! Cafogli, sì, è una minaccia! E meno male che non ha colpito a me! Ah, ma chi ha avuto la sta prete? Fuori è caldo, ma perché mi ha da stacca i fogli? Cioè, mi sta spennando! Ti dirò! Cismo. Chiamate i carabinieri per le piante e la forestale! E che stai esagerando, frate? Cioè, questa è la fine che faccio se mi leva altre due foglie! Cioè, mo ha finito con la pianta e volesse passare a noi, oh! Cioè, il cestino di lava, la butta, su! Scusa se sto nervoso, però... Niente. Prego, perdonami. No, non ti perdono, ma ripaghi pure le cuffiette, che le rotte, strunzo! Saluto, anche se non ti meriti. No, vabbè, puoi anche rimanere là, è inutile che fai... Iniziamo bene! Oh, l'ho detto prima io! Ho visto e sentito forse anche troppe cose. Tu, e vera io! Ingrata? Sentito, forse, ho sentito più io che ingrata, tu. Perché parlando. Quello che ha parlato e screditato sei tu. E chiariamo subito le cose, Neko! Tu lì dentro hai dato attenzioni che a me non dai. Fatti due domande. Tu non c'hai le palle. Oh, le vuoi vedere? Ma che devo vedere, loco? Sempre per quella che strilla. Posso parlare io, se no me ne vado subito. Senza allora, che io, Mirko, io a differenza tua... Oh, ha già parlato, Filippa, ti fa parlare! Sono stata dentro casa ad affrontare i problemi. Sono stata... Perla. Cioè, io le mosse... Perla, dai. Perdonami. Oh, ma te cagato cacchio, hai parlato voi, Parlate! Il falò l'ha richiesto lui, quindi facciamo parlare prima dai. Lui e poi dopo... No, dopo parli. Vabbè, dai, vai, ti lascio parlare. Sì, vabbè, lo faccio parlare, ricisti qua, ti ho strugiato. Innanzitutto qua ti volevo farti due domande. Siamo venuti qua? Io mi sì, domande. Due, ma forse anche di più, perché sta là dentro tutto è fatto meno che fate domande. Ma state zitto tu, che più che le domande tra poco ti facevi pure una ragazza, ma ne vogliamo parlare? Siamo venuti qua perché ero un ragazzo apatico. Dopo un'ora lì dentro non lo pensava nessuno, neanche gli alberi pensavano che fossi apatico. E gli alberi non lo so! Li hai picchiati, li hai spogliati di foglie, non credo abbiano belle parole per te. Io di là ho creato delle amicizie. Tanto non me la rigiri la frittata per lì. Ma io non ho bisogno di rigirare la frittata, ti voglio direttamente un uovo in faccia. E qua Mirko dentro, non fa sempre cazzo alle palle, Mirko. Eccole le palle, ma quando ne vuoi? Quella 4 anni con te di convivenza, quello che ti ho dato io, neanche tua madre e tuo padre te l'hanno dato. Io. È la verità. Sono io. Per quanto ti possa. E non lo so che cosa, non si capisce niente, parlate uno sull'altra. Sono qui a parlare di me, di te, della relazione. Non ti permettere di mettere cose al di fuori di me e di te. Né genitori e né tantomeno i problemi tuoi. Hai ragione, è muto. Allora, quella che ha preso la sua vita l'ha buttata nel cielo. Sono io, non tu, perché tu le palle non ce le avresti neppure. Partiamo da questo presupposto. Sì, perché tu le palle le puoi solo lanciare, ok? Secondo me quello che ti pesa stasera è proprio perché ho cacciato le palle. Ma vattene. Guagliù, e c'ha da buffare le palle già. Non prendo iniziativa, non facciamo mai niente. Cos'è che non facciamo? Che iniziative prendi? No, mi devi... No, la domanda l'ho fatta io. Tu non mi puoi rispondere con un'altra domanda. Io ti rispondo come cacchio voglio, capito? Vieni a casa mia una settimana, vieni servito, riverito, non fai niente. Sei sul divano col telefono in mano a vedere TikTok. Non ti interessa minimamente nulla. Quando io sto col telefono... Ma caccia fa, scusa? Qua l'unica che è apatica, figlia mia, sei tu. Sono io. Sì. La mattina è perché è mattina, il pomeriggio è perché è pomeriggio, la sera perché è buio. Ma che vuol dire? Sta spiegando come si suddivide la giornata. Ti posso rispondere? È sempre solo parlato con superficialità. Rispondere. È sempre solo puntato ma io il devo dito stare, contro. Ma io... c'è da cisma, riuscito a parlare una alla volta. Io devo stare a letto con una persona che sta con me, dopo tre minuti che è stato con me, prende il telefono in mano. Ah, solo tre minuti? Ecco, io sto parlando insieme. Di un'altra cosa. Io sto parlando quando qualcuno vedi che sei sta maleducata. Insieme. E siete due maleducati, se proprio lo vuoi sapere. Sei una ma maleducata. Tu cambi discorso. Sto parlando un attimo con Filippo. Ma tu cambi discorso. Mi devi spiegare, Fili. Ma tu so. Cambi discorso, se è normale Mirko. Che due persone... Ma Rosso spegni questo. Faccio per le coccole, eccetera, eccetera. Respiro troppo forte. Per stare insieme. Mi batte troppo forte il cuore. Per stare insieme. Per fortuna. Ma sei incantata, cioè, dove si sblocca? O magari fra due anni ci vogliamo sposare. Matteo, guarda, puoi stare tranquilla su questo. Zuzzus! Ho saltato un fosso 6 mesi fa. I matti volti in due fosse, squarfano! Ti vedo carico, vai. Ti fa male proprio vai, sta vai. Cosa. Vai, vai. Non l'hai mai visto così? Lui le pa... Non le caccia mai. Ehi, aridati con sti pal. Oddio, ma vedi quello che hai fatto tu. Sì. Rigel, ma cane sta capo, vuoi galletto? Kikiriki. Mio. A me mi hai visto toccare una persona a così. Te. Toccare. Mirko, vai, ma stai zitto. Dopo vediamo pure guarda, i tuoi. Feli, ma se spacco il computer in faccia, sto scemo. Hai detto a una persona, sei una persona completa. Sì.
Quindi cosa ci sta di male? Ma ce la fa! Io in 4 anni cos'è che non ci sta perché di male? Non sono stato completo? Ma perché ti senti toccato? Ma chi ti caca? E allora sei ucciso, ma che ci sei stato? Con chi sei stato? No, no, me lo domando anni? Io con chi ma sei con stato. Ma con chi sei stato 4 anni? Hai visto anni? Una persona diversa? E tu non hai sentito. No, Mirko. Ma Fili, ma chi ti crede? Stupisci di lei cannuccio! Io di la vita ho visto la stessa persona che era con me i primi 2 anni. Sì, sì. Questo è il problema. Questo è il problema. Se... Questrunz! Di dire io non ho mai provato nulla. Possiamo? Dici a mamma. Che stress vai. Che sei, guarda. Vai, vai. Cioè, mi stavo in 5 minuti mi stavo a 15 giorni di percorso. Ok. Io penso che siate due ridicoli. Ma tu, muscio surd, sei vergognoso. Cioè, mettiti scuorno. Tanto te lo levi questo stress, stai tranquillo. Beh, ma fammo! Mi sento viva. Sì, mi sento viva. Con me non ti senti viva? Assolutamente no. Perché è il troppo, Perla. No, perché mo t'ha asciutate. Però quando stavi con me urmiva l'erto. Perché io le cose, se le ho dette in faccia alle telecamere, alla luce del sole, e non mi sono nascosta come una bimba di 10 anni. Hai capito? Sei un bimba minchia di 10 anni. È muto. E tante cose le fatte non alla luce del sole, nascondendoti dietro a un cuscino, parlando in codice. Ma scemo o fausce? Ma ti vergogni almeno un po'? Assolutamente no, non sto facendo niente di male. Ma immaginavo. Non lo so se non stai facendo niente di male. Cioè, pure tu hai cacato fuori un ovaset. Io mi sono appoggiato così, Mirko, ho cercato il contatto fisico. Hai fatto peggio. Ho cercato fisico con una persona. Fisico. Sì, l'hai cercato fisico. Tu. Siete davvero due ridicoli. Ma che fa sta faccia cazzo? Cioè, lui ha fatto la stessa cosa, ma è serio? Tu vuoi dire a me quello che ho fatto? E te stai... Io non sto facendo niente, stai facendo prima tu. Infatti stai facendo tutto tu. Ma io sono sincero, Mirko, io non sto dicendo, io non sto giustificando quello che sto facendo, allora, attenzione. Mirko. No, non capisci, non ci facci, Ti sei alzata alle 7 di mattina. Non riuscivo a dormire. La prima volta nella vita tua. Non riuscivo a dormire. Che sensazione c'hai? Stavo... Sei un viscido, veramente, vergognati. Sentivo sola e stavo male. Se sei sola e ti senti male, vabbè, chiami Fallo e mi chiami a me, Perla, non chiami a lui. Ma se tu stavi con quell'altra, un altro po' l'amore della tua vita, ma ce la fai? Che cambia dal dormire sulla spiaggia a dormire? Oh. Che cambia? Due bimbi minchia, davvero? Mirko, io non per sto un'altra. Giustificando no. ciò che ho fatto. Guarda un po' come abbassi le penne, mo com'è? Ma che te fate devo strillare? Che fine amore hai fatto? Aspetta, ma continua e ti magno! Contare eri il innamorato. Problema. Sì, sì, Fili, ero. No, non sei, non eri innamorato. No. No, Mirko, mi dispiace. Io lo sei più. No, Fili. Mirko, no. Ma beato te che il cuore si resetta in meno di 15 giorni. Pensa perché io 6 mesi fa la volevo sposare. Una persona che non è innamorata. Pensa te. Infatti stai a foro, frato. Lo vedi che ti nascondi, deficiente? Ma ci sono i microfoni, illuso. Comunque mi fate ridere tutti e due. Progetti. Entri qua dentro e tutto... Ti è crollato. È bastato così poco. E mo' credo, stai zitto. Già qui dovevi prendere e andartene. Che senso c'ha? È ridicolo! Quando si incontrano due magie? Inizia il film. Ma che vi ridete? A me viene da piangere! Ti fidi? Sì. Provo disagio per te. Pure io, troppo! Vivila. Tu a lei. Pensa come stai. Sta cheese, come adatta? Quello che lei pensa a livello anche proprio affettivo, non ho è... voglia di te anche io a livello affettivo. Ma Mirko... Ma vacca caia! Tutto la prima volta tu, cioè io non so cosa hai fatto con me. Con te ha fatto l'apatico muscio surdo, ma è uscito per l'infame che è! Le sensazioni più belle che abbia mai... provato fino ad oggi. Guardate, non posso mettere tutti i video, ma mi state facendo voltare lo stomaco. Cioè, sto soffrendo io per la vostra relazione. Escreditare come se noi non fossimo stati nulla, non abbiamo provato assolutamente nulla e non c'è stato amore. Mirko, per me tu sei un folle. Con quella faccia è folle e stronzo. Dire è la cosa più bella che io ho vissuto fino ad oggi. Mirko, è grave. È la verità. Hai sentito che ha detto? È la verità. È la verità. Fili. E fa schifo, Fili. Fa proprio schifo. Allora, se è la verità, scusatemi. Non c'aveva manco senso che sto qua. Infatti, che ci sta a fare? Screditato, Mirko, ho screditato. Tu hai screditato. No, io il nostro ho elevato rapporto, quello che provavo qua. Sono scusami, due cose diverse. Filippo, ma cosa sto vedendo e sentendo? Io sto scioccato. No, niente, non ci credo. È impossibile. No, niente, no. Però ho perso tanta stima. Pure io ti portavo così, ma mi fai pietà. Per me, lei non è la persona che può continuare a stare vicino a me. Perché non l'hai detto subito e basta? Cioè io boh. Decidi di uscire da Temptation Island solo o con Perla? Ci ti dico da solo. E vaffanculo, va.
a fuoco, guarda da lontano. Io sto male, cioè chiudere una relazione dopo 5 anni in questo modo, dopo che 3 mesi fa la volevi sposare. Io basito. E quindi come è andata? Sto qua, quindi è andata come doveva andare. Cioè, ma ho lasciato la fidanzata, manco un secondo, e sta con la corteggiatrice. No, why you ma cre? Tu? Sto morendo? Mi viene da piangere, cioè è assurdo, non ce la faccio. Ti ho detto grazie oggi? No. Grazie. Ma andate a cacare! Tutto questo tempo? Non ce la facevo più. Vabbè, ma sei qua, però. E sei qua e resti com'è? Io parlavo. No. Sentite, andate veramente a quel paese, lontano da me, perché siete indecenti. Se vuoi, sì. Se tu vuoi, sì. Certo che voglio. E tu? Per me è assurdo, dopo 5 anni insieme, neanche il tempo di star male, che vi siete lasciati e ti appare felicemente con un'altra. Ma tutto a posto! Sei speciale. Ah sì, è speciale, quando l'hai capito? In 10 giorni, ma non ci fa ridere. Mirko ha deciso di lasciare Temptation Island insieme alla single Greta. No comment! Purezza, cioè due svergognati! Mi fa piacere, devo nascere pure fuori. Anche io. Dopo tutto questo squallore indecente, mandatevela a fanculo, va!